entriamo nell'argomento scommesse. C'è un personaggio che in pratica sta centellinando, perché lui, per lui è una questione di business. Vedi la differenza tra essere uno che vuole fare informazione e un giornalista, è che se tu, giornalista, quando ha le notizie verificate le dà, no? Invece lui le sta centellinando giorno per giorno, perché è una questione di business e di click. Questione di etica, questione di deontologia, ovviamente, vabbè, però non stiamo ovviamente parlando di una persona che fa il giornalista, quindi sì, ognuno è libero di fare quello, sì, che vuole. Però si può dire che se gli illeciti li deve scoprire Corona e non la Procura federale, non siamo messi benissimo. Perdonami, gli illeciti non li ha scoperti Corona. Corona ha saputo delle indagini della Procura della Repubblica. La quale? E lui l'ha. L'ha divulgato, cioè non è che, bravo, Corona sta facendo delle indagini, Corona, bravo, cioè, apprende delle notizie e le divulga. Anzi, lui la dice mesi fa. Sì, lui l'ha detto il primo di agosto. Sì, non aveva detto dell'indagine, aveva detto c'era un tesserato, che scommetteva un milione di euro di debiti, eccetera, eccetera. Diciamo le cose come sono. Allora, divieto di scommesse, cosa dice il codice di giustizia sportiva? I soggetti dell'ordinamento federale, i dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi a incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Federcalcio, della FIFA e dell'UEFA. La violazione del divieto comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti della società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 anni e dell'ammenda non inferiore a 25.000 euro. L'articolo 24. Questo dicono, esatto, 24. L'articolo 24 del codice di giustizia sportiva. Paragrafo 1. Sì, che è questo qua. Allora, essenzialmente è chiaro, dopo che ci fu l'ultimo scandalo, quell'inchiesta che si chiamava Last Bet, il 2012. Sì, il codice ha inasprito la pena, tant'è che arriva a una squalifica non inferiore ai 3 anni. Però è anche vero che in presenza di riti alternativi, tutte le altre robe, comunque quella si può anche abbassare. Però comunque ad oggi l'articolo 24 ha una ratio che è quella dell'articolo 6, cioè dell'illecito sportivo. Quindi è stato molto inasprito, come, proprio con l'intento di scoraggiare. Ma scusa, fammi capire, da ignorante in materia, illecito sportivo, cioè se io scommetto Nottingham Forest e Liverpool, giusto? Sì. Che illecito faccio io? No, tu, da giocatore. L'illecito che tu commetti, tu puoi giocare. Tu puoi giocare, no, tu dici, tu se fossi tesserato, calciatore, io calciatore, okay, non puoi, però è un divieto assoluto, non puoi, no, non però, puoi. No, però ok, sì. alt. Il regolamento dice che non puoi giocare, quindi lì tu non puoi giocare, devi essere sanzionato, però okay. In realtà quale illecito farei a parte giocare, no, che non posso, bravissimo, giocare, quello è l'illecito. Cioè illecito intendo non è che io trucco una partita, no attenzione, no. Scusa Carlo, Enzo dice una cosa sacrosanta, poi la dice con le parole sue, sta dicendo che è una norma cretina. Ok? Questa norma è una norma cretina, vogliamo dirlo, scritta da un cretino o da un gruppo di cretini. Perché? Però perché? Dante, perdonami, le norme si possono criticare, combattere, cambiare, fronteggiare, cancellare, sì. Ma a casa mia, non so, poi magari mi sbaglio, sarò stupido, si rispettano. No, ma non sto dicendo questo, questo se mi lasciate completare. Ok. Allora, la norma c'è, dopodiché è lecito dire che è cretina, è lecito dire che è ipocrita, perché è lecito se tu dire accetti tutto quello che vuoi. Benissimo, allora fatemelo dire, perché se un movimento accetta di avere come sponsor delle società che fanno scommesse e mettono soldi, tu quello che stai dicendo è: attenzione, gli sponsor sono questi, ma i giocatori non possono usare gli sponsor. Cioè, sarebbe come se Federer usasse un orologio e gli si dicesse: tu questo orologio non lo puoi comprare, no, perché commette un illecito. È una cosa scema. Che è scemo chi l'ha scritta sta roba, è scemo chi accetta questi sponsor, è scemo chi non pensa, no, Dante, no. È una cosa fatta da scemi che fanno regole sceme, punto. Perché un conto è, come era una regola una volta,
tenere un comportamento che influisca sul risultato di una partita. Ma se io tesserato in Italia scommetto su una partita, a parte il discorso delle partite ufficiali, quindi è lecito scommettere sulle partite amichevoli. Abbiamo appreso questo, bella roba. Detto questo, se io scommetto sulla partita del campionato australiano, del quale non conosco niente, qualcuno mi dice che cosa sto facendo di Fatti. Male? Cioè, da sempre il senso di fare norme, e qualche cosina Carlo e io di norme capiamo, è di vietare dei comportamenti che siano socialmente pericolosi, perché se no non hanno senso. Non ha senso, la norma è composta da due parti, uno è il precetto e uno è la sanzione. Il precetto deve essere impedirti di fare qualche cosa che può causare un danno, è vietato passare con il rosso. Non è vietato infilarsi le dita nel naso, sarà maleducato, ma non è un reato infilarsi le dita nel naso, sarà fastidioso vederlo, ma non è vietato, non è un reato, perché se tu metti come reato mettersi le dita nel naso, le procure poi non si muovono più. Allora, qual è il senso di una norma del genere? Soprattutto, qual è il senso di accettare come sponsor società che fanno betting online e dopodiché dire, ma se un giocatore, cioè chi veicola questa cosa, chi ce l'ha sulla maglia, se lo usa viene squalificato per 3 anni. Ragazzi, qualcuno mi spiega qual è il senso, poi che la norma ci sia, vada rispettata. E se violata vada sanzionata, qua sfondi una porta aperta. Paola, quindi, ma io non so niente di quello che è avvenuto, nessuno sa niente adesso, però io dico una roba. Calciatori non possono giocare su scommesse, su partite di calcio, va benissimo, ok. Detto questo, però, se uno gioca su una partita del campionato, non lo so, Indonesia, di Marte, cioè, e poi dopo ci sono vari sponsor in tutto il mondo di società di scommesse che pagano fior di milioni di euro. Cioè, è veramente un controsenso. Secondo me andrebbe studiato un po' meglio. Poi è chiaro che se io gioco in Francia, gioco nel Paris Saint-Germain e gioco contro la sconfitta della mia squadra, quello è un altro discorso. Lì ti sei venduto la parola. Però io sto dicendo che in senso generale, secondo me dovrebbero scriverla un po' meglio, in generale, nel mondo. Cosa che possiamo dire non è difficilissima. Cosa che non è difficile. Coppola e poi volevo sentire Ilano, poi siamo in ritardo. Io non sono d'accordo, perché nel momento in cui si sono dati questa regola, che questa regola, come dici tu, possa essere stupida, non stupida, attuale, remota, cioè, vecchia. La ritieni una regola sensata? La reputo una regola giusta. Cioè, secondo me, se una persona fa parte di quel movimento, accetta le regole di quel movimento. Quel movimento ha detto che chi ne fa parte. Carlo, aspetta, ma non stiamo parlando di questo. No, ma io sto dicendo. Se ritieni la regola sensata. Scusa, io la ritengo una regola sensata, tu, che fai parte di quel mondo, per scommettere su quella partita, potresti avere delle notizie che io. La schedina. Ma non anche per la pallacanestro. Ah, no, però, puoi farlo anche per la canestro, parlando del calcio. Scusa. Tu mi hai chiesto qual è la razza. No, se io gioco una partita in Indonesia, può darsi che io ho con un collega. Ma può darsi in Indonesia, che del mondo è molto più semplice. Cioè, io allora. Ma perché è più semplice? Perché io sono a Milano. A Milano c'è una squadra di pallacanestro. Sì. Allora, anche se gioco sulla pallacanestro, anche se sono un giocatore di calcio, posso avere informazioni. No. Posso avere informazioni su tutte. Allora, anche certo. L'insider trading, il mio sponsor, che magari è quotato in borsa, una notizia. Insider trading, radiamolo un giocatore che compra. Mi hai chiesto qual è la motivazione? Sponsor. Perché secondo me la motivazione è questa. È nel momento in cui io, da calciatore, ho secondo me anche dal punto di vista. Posso, permetto di dire anche morale, però vabbè, ognuno, la morale nel diritto non esiste, quindi cioè ognuno ragiona come vuole lui, appunto. Ma infatti, però io dico, secondo me la norma esiste, questi qua devono domanda, cioè, Enzo, poi c'è la pubblicità, io poi vi faccio un esempio. Bravissimo. Una volta c'era la schedina, adesso non so se ancora funziona. Sì. Quindi, seguendo il ragionamento, i calciatori, gli allenatori non avrebbero potuto giocare la schedina, anche se erano 13 risultati, giusto? O no? Cosa cambia? Non lo so, no, ma la schedina la giocavano tutti, scusate. Ma quelle non sono scommesse. Quelle non sono scommesse. Come no? Come no? È come una schedina, è una scommessa. Ho capito. È come no? È la stessa identica cosa, ragazzi. Ma sì, ho capito. Ed era tutto regolare, perché giustamente uno giocava la schedina mica perché voleva truccare le partite. Il problema è che adesso non c'è più 1x2. Tu puoi scommettere anche se il pallone esce dal perimetro di gioco al 25esimo minuto. E se io sono in campo e lo butto fuori, posso influenzare questa scommessa. No, il concetto è diverso. Ma allora scommetti sulla tua prestazione. Nessuno discute. La sanzione dovrebbe essere molto più pesante
se qualcuno scommette su qualche cosa su cui può influire. Radiato, cioè, deve essere. Nell'NBA, se ti vendi una partita, cioè, sei radiato per tutta la vita. Tante, però una squalifica a tre anni vuol dire che a uno non gioca più. Hai finito, tre anni, abbreviato passeggiato. Ah sì, se si fa il patteggiamento prima del ferimento, capito? Però fuori, se la mettiamo così, tre anni, cioè, è rovinato. Aurora. Traversi. Di nuovo in diretta, 20:51, Coppola, Dante, Gambaro e Bordon, con il collegamento di Jacopo Casoni in redazione. È tornato al centro del circo mediatico Corona per queste rivelazioni. Adesso dice che sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5 o 6 procuratori, pure delle bische clandestine, dice di avere una talpa, un informatore che sarebbe lo zio di un ex calciatore dell'Inter, e dice che non può far nome altrimenti vengo indagato. Cioè, possono indagarlo, perdonatemi, già da adesso, perché violazione del segreto istruttorio l'ha già violato, giusto? Lui non è soggetto al segreto istruttorio. Lui è uno che c'entra lui, ha saputo una cosa, in teoria può anche essere falsa, no? Mica ha tirato fuori la rivelazione del segreto istruttorio è se si prova la fuga di notizie dall'ufficio inquirente, cioè il cancelliere. Ma nel non momento lo so, in cui dici che questi se non è vero verrai denunciato per diffamazione, se non è vero, ma siccome Tonali e l'altro sono andati a prenderli a Coverciano, qualcosa di vero c'era. No, ma la violazione del segreto istruttorio, cioè, magari gli hanno detto loro, cioè violazione del segreto istruttorio è una roba che devi provare che sia stato violato il segreto istruttorio, non che ti sia detto una cosa che tu divulghi e che magari è vera. Cioè, violazione del segreto istruttorio vuol dire avere visto i documenti dell'istruttoria senza essere autorizzato e averli divulgati. Non c'è nessuna prova, non c'è nessun indizio. Fin qui secondo non c'è. Secondo me non è successo nemmeno. Cioè, secondo me è un tizio che lavora in uno delle pulizie che ha visto sta roba e gliel'ha detto. Sì, adesso ovviamente non è questo, no, però non voglio essere indagato, e quindi diciamo che la sentite, donna delle pulizie. Io vi chiedo una cosa, non avete la palla di cristallo, però ci sarà una pandemia di ludopatici nei prossimi mesi? Chiedo a Coppola che magari mi viene incontro. Allora, io per motivi di lavoro ho davvero affrontato questa tematica ed è una tematica io rispetto chi ha la malattia, c'è davvero delle persone che hanno bisogno di una che non hanno neanche delle protezioni familiari. Sì, questo sto dicendo, cioè parliamo di una cosa grave. Esatto. Cioè che porta in alcuni casi i tribunali a nominare degli amministratori di sostegno, certo, per questo tipo di persone, perché hanno veramente la malattia. Io adesso che hanno questa malattia, che hanno veramente, non te lo so dire perché io non faccio dicendo, lo psicologo. Io parlo di ludopatici a livello di calcio, perché qui adesso, perché noi siamo un paese di furbi, perché questi non sono mai messi di fronte alle proprie responsabilità, dicono una cosa e poi il giorno dopo ne dicono un'altra e ne pensano una terza e nessuno gli dice niente. Io penso che adesso invece avranno a che fare con un magistrato che tutto quello che dichiari lo verbalizza, e se la volta dopo dici qualcosa di diverso è falsa testimonianza. Sì, ma allora, secondo me il rischio è di fare confusione, nel senso che il ludopatico per il momento lasciamolo perdere perché poverino. No, ma a parte poverino, no, non c'è nessuna prova che siamo davanti a dei ludopatici. I casi sono due, siamo davanti a degli scemi. Attenzione, lui forse ha inaugurato il discorso ludopatico perché sembrerebbe dalle notizie giornali che uno delle persone ha detto mi voglio far curare perché ho questa malattia. Certo. Sì, vabbè, questo forse è quello che ho suggerito, ma il tema non è questo. Cioè, il tema è che il ludopatico perde. Cioè, il problema che evidentemente la norma tende a sanzionare, la norma scema tende a sanzionare, è che qualcuno utilizzi delle informazioni per alterare un mercato che è quello delle scommesse. Cioè, se io che so le cose, o che peggio ancora le posso far succedere, scommetto e vinco, evidentemente da un lato frodo un sistema, dall'altro frodo anche il sistema sportivo perché ho fatto qualche cosa che può incidere sull'andamento delle partite. Ma se un tizio gioca un milione, adesso leggevo, se un tizio si è giocato un milione di euro e lo perde, siamo davanti a uno scemo, non siamo davanti a uno che trucca le partite. Invece che spendere i soldi in un modo più assennato, questo pensa di capirci di calcio, gioca soldi e li spende. Vorrei capire, poi le regole ci sono e vanno rispettate,
ma questa è una regola che punisce gli scemi esattamente quanto i truffatori. La ritengo una regola stupida. I truffatori vanno sanzionati in modo ben più grave di quello che prevede sta norma. Gli scemi vanno compatiti o vanno ringraziati perché mettono in circolazione un sacco di soldi che invece che stanno nelle loro tasche vanno nelle tasche di qualcuno che ne ha più bisogno. Ma non possiamo far confusione tra le due ipotesi. Cioè, chi va sanzionato è chi gioca un milione per guadagnare e ne guadagna 5, non chi gioca un milione e lo perde. Quello è soltanto uno scemo. Sì, ma questo però se lo fai apposta, però di fare exante. In fase di difesa qualcuno allora vuol dirà dire di non essere le cose, no? Dirà di essere ludopatico per avere uno sconto di pena, è quello che volevo dire. Ma non penso che tu avrai non hai uno sconto di pena. Lui l'unico sconto di pena anche da casa in questo caso l'unico sconto di pena, e non vogliamo annoiarvi con questioni è successo in passato, o pratiche che dal punto di vista penale, non dal punto di vista regolamentare. Cioè, se la norma è giochi su una roba che non sai niente, giochi al buio, cioè ti dicono metti un dito e gioca, non sai neanche cosa hai giocato, te lo dicono dopo la partita, ti becchi 3 anni di squalifica. Qualcuno mi dica se è sensato, però è così, ok? Il tema quindi non è tanto quello, cioè il tema è che hanno fatto questa norma qui e ok, il ludopatico può dire di avere uno stato mentale alterato nell'eventuale sede penale. Ora, quale sia il reato in sede penale, questo io devo ancora capirlo e francamente faccio fatica, cioè non vengono processati gli stupratori, ok? Gli stupratori vedono i reati che vanno in prescrizione, ma processiamo quelli che giocano, che giocano sulle piattaforme online, mi raccomando, facciamo in modo che sia un reato. La realtà è che dovrebbero prendersi una squalifica quelli che vendono le partite, fine, si va avanti lo stesso a vivere, che tanto ci sono problemi ben maggiori. Il discorso della ludopatia, devo essere curato, ho bisogno, eccetera, riferisce sullo stato mentale del soggetto, in questo caso indagato per un processo penale, che si trova processato penalmente e che dice, siccome ho avuto questo parziale vizio di mente, ho diritto ad uno sconto di pena. Ma dal punto di vista del prendersi gli anni di squalifica sul campo, non c'entra niente. C'entra nulla. La giurisprudenza in campo sportivo prevede che quella sanzione, che è di una squalifica non inferiore a 3 anni, può essere diminuita in due maniere. Se patteggi, però nel campo sportivo esiste un doppio tipo di patteggiamento. Esiste un patteggiamento prima del deferimento o un patteggiamento successivo al deferimento. Sarebbe l'invio a giudizio, per essere volgare. E con quello potrebbe ottenere già un terzo dello sconto della pena. Poi bisogna andare a valutare, dice la giurisprudenza, anche che cosa ha scommesso, quanti soldi ha scommesso, in che modo ha scommesso, direttamente o indirettamente, l'episodio, perché poi si paga anche la serialità della modalità di scommessa. Quindi in sede sportiva in quel modo potrebbero avere una diminuzione, in sede penale ha ragione Dante, quel discorso di avere un difetto di capacità di intendere, di volere, io questo sono talmente tante varianti, cioè, però che sarebbe impossibile ora dire che se uno sconto di pena, impossibile. Ma da che cosa può dipendere, Bordone, una cosa del genere? Cioè solitudine, ingenuità, superficialità, stupidità sicuro, perché uno che butta via 1 milione di euro per giocare. Superficiale, perché superficiale. Pensa di che può fare tutto, tanto c'ha i soldi, ce li ha, faccio tutto e nessuno poi mi può. È l'impunibilità, dici. Sì, sì. Rimango però, impunito. Però io ripeto, cioè, prima bisogna essere sicuri di questo. Noi stiamo parlando a livello teorico, non stiamo facendo né nomi né cognomi qua, a livello generale. Ci sono poi delle regole, giuste o sbagliate, tu lo sai che c'era, e paghi. Certo, poi si cambieranno le regole, Dante, ma secondo te a livello di psiche, cioè cerchiamo di entrare nella testa di chi è in questa situazione. Io quando leggo certe dichiarazioni mi girano anche un po' le scatole, perché ho letto oggi che Conte forse voleva essere così commiserato, non lo so, ha detto che quando ha allenato il Tottenham per un anno, poverino, è stato da solo in albergo con la famiglia lontana, capito? Ha
20 ha fatto un sacrificio enorme e adesso voleva giustamente stare con un po' con la famiglia, senza neanche pensare che in, in Italia ci sono milioni di persone che magari lasciano la famiglia a Bari e vengono a Milano in un monolocale a guadagnare 1200 euro al mese che non gli basta neanche per arrivare a fine mese. E chiudiamo questo, questa questione. Cioè, sono tutte vittime in, questo, in questi casi qua, vero? No, non credo. Solitudine, cioè adesso sto leggendo di quelle cose che prima sono i supereroi, adesso sono poverini, sono tutte vittime. Allora mettiamoci d'accordo, perché se siete dei, delle persone così labili, no, e vulnerabili, e poi prendete tutti questi soldi, non siete dei supereroi, siete persone normali, pagate per un qualcosa di buono che sapete fare con i piedi e magari, magari usaste un po' di cervello nella vita normale, sarebbe meglio. Cosa dici tu? Dico che non stiamo parlando di supereroi, non stiamo parlando di vittime, stiamo parlando di persone che vivono una realtà molto diversa rispetto alla nostra. Nel senso che da quando sono ragazzini sono trattati in un certo modo, sono messi in una sorta di burla. La Slepo aveva detto, scusate se interrompo, poli di allevamento. Poi continuiamo. Ma questo, diciamo, io spesso non sono d'accordo con Conte, però si è generato un sistema per il quale si generano per forza queste cose. Cioè, se tu provi ad avvicinarti, una volta se un giornalista voleva parlare con Ivano, aveva, non aveva il suo cellulare perché non c'erano i cellulari, ma lo trovava. No, avevamo il numero di casa, magari. Cioè, si parlava, eccetera. Adesso, se vuoi uscire. Venivano a casa, venivano sì, la Pinettina. Certo. Ti fermavi dopo, parlavi con Suarez, parlavi è vero, con Mazzola. Ma fino a 20 anni fa era così. Dove andavo in vacanza, io venivano Mazzola e Facchetti a giocare, ti li trovavi. Allora, adesso, se ti vuoi avvicinare all'ultimo dei panchinari del Frosinone, con tutto il rispetto per il Frosinone, devi passare dalla gente, devi fare i 110 ostacoli in meno di 13 secondi e mezzo. Cioè, devi fare delle cose impressionanti. Devi avere una serie di. Perché, paletti. Sono visti i giocatori come un qualche cosa che va acchiappato e protetto. Prova ad avvicinarti a un giocatore, ti trovi immediatamente il procuratore, il figlio del procuratore, la nonna del procuratore, che lo bloccano, e questo deve pensare soltanto a allenarsi, tagliarsi i capelli, fare le dichiarazioni, e questo ti porta a vivere in una realtà che è completamente diversa dal mondo che viviamo tutti quanti. Però il che è vero, sono strapagati, ma che ti porta poi, quando incontri la difficoltà più normale nella vita, ti porta a non saper cambiare una lampadina. Perfetto, Dante, hai detto una cosa, cioè oggi il calcio è cambiato, i calciatori oggi, da quando hanno 13 anni in avanti, sono seguiti da varie persone a livello calcistico, oltre che la famiglia. Secondo me, se dovesse essere appurato che certi giocatori o tanti giocatori poi hanno comunque fatto delle scommesse su delle partite che chiaramente poi solamente online, ma comunque le hanno fatte, sarebbe una cosa molto grave per tutto il mondo calcistico, perché appunto essendo seguiti H24 da più persone, dove tu non puoi parlare con nessuno perché prima devi avere il consenso di Tizio, Caio, Sempronio che ti segue, è ancora più grave, perché oggi, visto che ti seguono in tanti, qualcuno ti dovrebbe insegnare, guarda che gli integratori non te li puoi prendere, se te lo vuoi la vitamina prima di prenderla devi chiedere al dottore della squadra. Le varie scommesse di qualsiasi genere non le devi fare, o prima di fare devi chiedere a me. Cioè, oramai sono diventati talmente seguiti che la cosa grave è questa. Enzo, con tutta la gente che li segue, nessuno gli ha insegnato. Quello che diceva prima Ivano. Cioè, il tema non è che non sono seguiti, sono straseguiti. Appunto. Ma non li hanno insegnato, sì, però. Ma sono straseguiti da persone che nelle loro priorità non hanno nelle prime 100 l'insegnamento delle regole. No. Cioè, l'importante è firmare la procura, rispettare la procura, che il procuratore venga pagato. Dopodiché, con il tuo telefonino, non ti vengono a guardare. L'importante è che tu stia lì con il tuo telefonino e non rompa le scale. Questo è il problema. Gioca il, e paga. Il papà, e ti infatti, porta ad avere una visione della realtà che è completamente falsata. Ti vengo dietro perché oggi in un'intervista il papà di Fagioli ha detto sarebbe utile che i procuratori
lo dico a Bordon, lo dico a Coppola, che così hanno modo di parlare anche di questo, dopo aver sentito Gambaro e Dante Ferrari, mettessero in guardia i giocatori rispetto ai rischi a cui vanno incontro. Dovrebbero seguirli e consigliarli e aiutarli a capire quali impegni si assumono nel momento in cui forse, si firma un contratto. Forse potrebbero farlo anche i genitori. Giustificherebbero quel che guadagnano. I genitori, Fagioli sta a Torino, il papà sta a Piacenza, molto lontano. Ma l'educazione tra... Sì, Fagioli è andato via a 15 anni, quindi si è allontanato, però fino a 15 anni. No, però il concetto, è corretto. Il concetto del papà di Fagioli, io la situazione sua non la conosco, neanche mi permetto, non so neanche chi sia, quindi non neanche interessa. Parlo in generale e devo dire la verità che tornano a mente le parole di Spalletti che ha avuto nella conferenza stampa. Lui ha detto: questi ragazzi devono stare attenti anche ai sciacalli. Ha usato questa espressione. È vero. Okay. Sì, ma è sbagliato. Però l'ha detto. Ma che cosa? Perché l'ha detto sbagliato, l'avrà detto, però l'ha detto. Cioè, vogliamo dire giusto o sbagliato, però è vero. Allora, noi bisogna anche valutare che personaggi di questo livello sono avvicinati, accerchiati da persone che, come diceva Dante, non hanno nelle loro priorità neanche al centesimo posto. La figura professionale che forse li accompagna, certo non si può sostituire i genitori, non hanno neanche un obbligo, mi permetto di dire giuridico, di stare vicino a dire guarda che non si fa, cioè non è che se un cliente viene da me in studio poi lo chiamo ogni quarto d'ora per sapere se ha preso le medicine, se ha salutato la moglie, non lo posso fare. Posso avere in base al tipo di cliente anche un approccio diverso. È normale che se viene un ragazzo, come dici tu, di 13 anni, 15 anni, che va via lontano dalla famiglia, Carlo, non è il primo caso, Carlo, che io ho sentito di procuratori che dormivano a casa del calciatore, Carlo, non che lo accompagnavano quando andava dal medico. Fagioli non avendo la patente, anche un amico che lo scarrozza in giro per Torino. Una cosa, perché poi se sembra che adesso il male siano i procuratori. No, nessuno ha detto questo, no. Possono. Il male è generale, nel senso che tu sei un agente che fa il tuo ipotetico, sei un agente che fa il suo mestiere, cura il giocatore, gli insegna le regole, eccetera, eccetera, ma non hai le entrature per fargli prendere quello che gli fa prendere. Vai dai genitori di un 17enne e digli: io gli insegno le regole, io gli insegno che non si scommette, eccetera, eccetera. Qual è il contratto? Ma 300.000 bravissimo, hai centrato perfettamente. Tu, io non gli insegno le regole, non me ne frega una mazza di niente, però qua c'è un contratto da 5 milioni. Secondo te con che agente vanno? Perfettamente d'accordo. E allora adesso poi non mi vengano a dire gli agenti dovrebbero, lo mettevano in mano un agente che gli insegnava le regole e adesso non rompevano le scatole. Esatto. Bravissimo. Invece avranno scelto l'agente che gli faceva guadagnare di più e questo hanno avuto. Cavoli loro. No, però sto dicendo, il concetto secondo me comunque, io adesso diciamolo chiaramente così in senso generale, soprattutto quelle famiglie che hanno dei ragazzi che sono bravi a giocare e pensano che magari possa essere il loro futuro lavorativo, io consiglierei di affidarlo eventualmente a delle persone che prima di tutto gli insegnino questo tipo di regole, perché intanto poi se uno è bravo il guadagno in automatico arriverà. Cioè, se uno è bravo, alla fine, prima o poi, arrivi a ottenere dei risultati in senso generale. Però le regole, che queste regole qui, devo dire che ai miei tempi, diciamo, certe cose sicuramente non c'erano, perché non c'era tutta la tecnologia. Il problema dello smartphone, non ho nulla contro lo smartphone, sia chiaro, lo uso anch'io, però è chiaro, evidente, che anche a livello sportivo ha stravolto completamente il concetto. Cioè, adesso se tu vai nei ritiri hanno tutti le cuffiette con lo smartphone, bravo, di qua, infatti, rispondono ai messaggi di qua. Una volta se tu arrivavi un secondo in ritardo a mangiare a mezzogiorno con la squadra ti facevano la multa. Altro che il cellulare, ma il cellulare passava negli Oscala passava nelle camere dell'albergo a ritirare il telefono alle 10:30. Volevo chiedere il telefono, non lo smartphone. Volevo chiedere a Ivano, io li vedo quando escono dal pullman, quando sono allo stadio, quando prima del riscaldamento, tutti con ste cuffie, tutti isolati, non c'è uno che faccia gruppo, cioè sono tutti per i fatti loro. Cos'è che ascoltano? Non lo so, ascolteranno la musica, spero. Secondo me tanti, io pensavo che tanti lo mettono perché quando vanno, specialmente in trasferta, quando entrano in campo a vedere il campo, che ci sono
i tifosi avversari non vogliono così sentire. Così non lo sentono, dici che è un para... No, questa è una battuta, però io devo dire che quando io sono venuto a Milano, ormai dice quando io, invece era così, sono venuto a Milano all'Inter, avevo 15 anni, i miei allenatori erano degli insegnanti, non solo, l'ho detto prima, non solo sul campo tecnico, ma ti insegnavano la vita, come vivere, come comportarti. Qui adesso non ci sono più, i genitori li avevo lontani, però i miei genitori prima mi avevano dato una certa educazione. Certo. Sapevo come muovermi, però l'aiuto te lo dà chi è vicino. Il procuratore dovrebbe aiutarti, non solo pensare a quello che guadagno, se ti fa fare uno sponsor ti fa guadagnare, no, non solo certo. Quello, ma seguire i giocatori. Un procuratore c'ha giocatori di serie A, di serie B, di serie C, dilettanti, non deve lasciare i dilettanti per ultimi e dice tanto quello lo faccio dopo, li dico. Beh, certo. Perché diciamo che però certe regole, secondo me, di regole civiche calcisticamente parlando, perché comunque sia l'essere umano purtroppo può incorrere in degli errori. Certo. Secondo me può partire anche dalle squadre, non che siano le responsabili, ovvio, però dire signori, ogni anno sì, dai un bel regolamento e dici guarda, le cose più importanti. Allora, prima di tutto, non dovete a volte lo dai per scontato e non lo è. Prima cosa, non dovete. Scusa? No, dopo ci sono due messaggi e poi. Non dovete assumere integratori a vostra scelta. Vi sentite deboli? Parlate col dottore. Il dottore vi può dire o ve li dà lui gli integratori. Secondo, visto che oramai sui telefoni tutte le pubblicità del mondo, neanche per sbaglio non cliccate sulle scommesse perché a livello calcistico sono vietate. Secondo me, comunque, queste cose andrebbero dette a prescindere. I bambini, certo. No, tutti. A me il tema dovrebbe essere un altro, cioè in generale, però, perché ripeto, secondo me andrebbe scritta un po' meglio la regola. E poi io, da ex calciatore, quello che conta, secondo me, è che un calciatore non faccia delle scommesse per guadagnare dei soldi, certo, contro la sua squadra, certo, cioè uno che altera, certo, il risultato. Cioè, per me la scommessa è quella. Poi, per carità, se la regola dice che un giocatore non deve scommettere su qualsiasi, diciamo, piattaforma, eccetera eccetera, però la trovo, cioè voglio dire, Liverpool, Newcastle, però, cioè voglio dire, che c'entra con però, te, anche se scusami, sei un giocatore. Paolo, a me interessa che non si faccia dolo, sì, nella partita che tu, okay, hai interroccato, quello è andare contro le regole. Non ci può essere la colpa, cioè non è che uno scommette per errore. Però è più semplice, non si scommette. Bravo, ma questa no, non scommette. Sì, basta. Bravissimo. Neanche sul basket. Però posso dire una cosa? A differenza di noi comuni cristiani che viviamo in una società dove il potere di fare le leggi è del governo, no? Quindi noi abbiamo un Parlamento. Un Parlamento, sì, certo. Abbiamo quindi comunque un potere di bassissimo, no? Per poter cambiare. Perché non raccogliamo le firme di una Costituzione per modificare una legge. Per fare un referendum. Ma queste leggi se le fanno loro. Sono, certo, sempre il codice di giustizia sportiva, certo, sono scritte loro. Non è che non è che l'hanno scritto un governo, dice, la devo scrivere meglio, ma forse se la sono scritta così, cioè nel senso. Non sono capaci. Come? Perché non sono capaci. Ma non saranno capaci, però comunque non è che si possono lamentare chi stesso le ha scritte le leggi. Si lamenta Fagioli adesso. No. Sentiamo da casa cosa dicono, dai. Sì, da casa ci scrivono, basta cambiare la regola, il professionista che gioca va radiato a vita, così ci pensano due volte prima di scommettere. Però c'è la proporzione della pena rispetto alla gravità della... Per come la vedo io, ragazzi, per come... non è che se rubo una mela mi possono dare la... Per come la vedo io, sì, il professionista che scommette, ok, in una partita dove lui è protagonista e dove è lui che decide di stravolgere il risultato, radiato, quello deve essere radiato, secondo me non può più far parte del mondo del calcio uno così. Perché? Cioè, se io gioco in una squadra e scommetto sulla sconfitta della mia squadra,
e io causo tre rigori o faccio tre autogol e alla fine questa io, è l'ipotesi, io devo essere radiato, questo penso io, non c'entra con, no, ma guarda, non c'entra col tipo di quello che stiamo parlando, no, adesso. Attenzione, per questa ipotesi che tu stai dicendo esiste la radiazione, esiste la squalifica. Sicuro? Eh sì, perché si unisce quello della scommessa con l'illecito, no, sportivo. E da quando esiste la radiazione? Io non, non, a me non risulta. Come non risulta? Ma nella storia del calcio abbiamo visto gente, certo, che ha fatto quello che poi dopo hanno continuato a giocare, non so io. Dante. Allora, io penso che abbia... Allora, distinguiamo. La regola c'è ed è quella. Perfetto. Ok, e su questo c'è poco da discutere. La regola è scritta in modo chiaro. Dice una delle cose più sceme che possa dire una norma. Secondo me è una norma che non è nemmeno una norma, perché la norma dovrebbe punire dei comportamenti, appunto, pericolosi. Non c'è niente di pericoloso se io scommetto su una partita che gioca in Nuova Zelanda della quale non so nulla. Chiarito che la norma c'è e va rispettata ed è inutile starne a parlare. Certo. Dopodiché, per me ha perfettamente ragione Enzo, ma ipotizzate che esista il mondo delle scommesse per le cause. Ok, allora io so che Carlo è un bravo avvocato. So che Carlo non prende. Tu di più. So che Carlo non prende cause perse. Ok? Vedo che c'è una causa dove si può scommettere, dove c'è Carlo, tendenzialmente dico: scommetto su un avvocato bravo, tendenzialmente vinco. Sto facendo del male a qualcuno. Lui non mi ha detto niente della causa, non sto facendo del male a nessuno. Sto facendo una cosa che uno che sponsorizza per di più il mio mondo mi permette di fare. Se ho una causa io, vedo che se perdo la causa guadagno un sacco di soldi e faccio qualcosa per perdere quella causa, devono prendermi la testa d'avvocato, stracciarmela e forse mettermi anche in galera. Sono due comportamenti che sono completamente diversi. Il primo non dovrebbe essere vietato e non capisco quale sia il senso di vietarlo. Il secondo è gravissimo e i 3 anni di squalifica sono un buffetto sulla guancia. Quindi per me ha perfettamente ragione Enzo, cioè ci sono comportamenti che non dovrebbero essere sanzionati, specialmente in un mondo che prende soldi da e ci sono invece dei comportamenti che sono gravissimi per i quali quella roba lì è un buffetto sulla guancia, è scemo tutto quanto. Sentiamo gli amici da casa che cosa dicono. Allora gli amici da casa dicono: se non è ludopatia, sei un calciatore professionista, hai la fortuna di guadagnare milioni di euro, hai veramente bisogno di scommettere? Questa... No, è scemo, ma essere scemi non è un reato. Ma come mai però scommettono? Perché sono scemi. Cioè, vuol dire, allora, vi spiego, è una cosa molto retorica. Chi ha inventato le scommesse, il gioco d'azzardo, non l'ha fatto per arricchire noi, l'ha fatto per arricchire se stesso. Quindi nel momento in cui vai lì a mettere dei soldi, devi già mettere in conto che perderai, a parte qualche volta in cui vinci. Anche perché Paolo, tu mi insegni che prima dell'avvento di queste società, dove le scommesse adesso sono lecite, prima era reato. Prima perché era, esisteva il totto nero. Però potevi scommettere sui cavalli. No, no, che però esisteva il totto nero, cioè nel senso esisteva questa cosa qua. Era reato. Era illecito in Italia. Potevi scommettere soltanto sui sistemi che erano autorizzati. Sulle partite di calcio in Inghilterra potevi scommettere, ma ha ragione. Certo. La schedina era una forma di scommessa, non era mica nient'altro. Dovevi indovinare 13 risultati. Era complicato, ma era una forma di scommessa. Giocavi, non sapevi se avresti vinto o perso, se vincevi prendevi un premio, se non è una scommessa quella ditemi che cos'era. Sì, posso, hai ragione. Posso chiedere una cosa? È una scommessa, certo. Posso chiedere una cosa? La pagavano milioni di italiani. Sì, ma che pagavano le tasse? Cioè il punto cos'era? È che come sempre in Italia, se paghi, se il 50% resta in mano allo Stato è lecito, se no diventa illecito. Il discrimine era quello, non è mica nient'altro. Perché il montepremi del Totocalcio era il 40%, il 50% dell'incasso complessivo. Quindi siccome il 50-60% rimaneva allo Stato, chi se ne frega se sono ludopatici? Basta che ci paghino le tasse. Adesso, siccome se invece che pagare le tasse allora diventa un problema, allora radiati, incarcerati, tutti a Sant'Elena. Altri messaggi? Sì, da casa ci scrivono, ma quali ludopatici? Sì, poi c'è Jacopo che deve intervenire, prego. Certo che sì, velocissimamente, la ludopatia viene in seguito, a spingerli ad iniziare a scommettere è l'avidità e la bramosia di denaro. Eccoci Jacopo. Jacopo Casori. No, io volevo ipotizzare un qualcosa, chiedendo a Dante se così si può spiegare il fatto che secondo lui questa norma è scema. Tu dici che però sono scemi anche loro, quelli che scommettono, giusto? Allora, se sono lo spirito se sono della norma, sì. Non ho capito.
Se sono quel tipo di giocatori, sì, cioè il gioco in sé è divertente, cioè posso capire che ci sia chi si diverte. Non un giocatore che ha già tutta la sua scarica d'adrenalina tutte le domeniche, tutti i mercoledì quando gioca a quei livelli lì. Cioè il giocatore cerca l'adrenalina data dalla scommessa. Se c'è uno che non ha bisogno di adrenalina, è un atleta professionista. Sì, certo. Sì, sì, no, ma infatti li definisci stupidi, stupidotti, scemi, quello che è. Ma probabilmente lo spirito della norma è, visto che purtroppo la casistica ci presenta persone che possono fare questi errori, chiamiamoli così, io gli dico di non scommettere proprio, così non rischiamo di arrivare alla fattispecie successiva che cominciano a giocare sulla loro partita e danno, come dire, delle indicazioni o fanno delle cose che modificano il risultato della partita stessa. Gli dico di non farlo proprio perché, visto che ho a che fare con non esattamente dei luminari, così chiudo il discorso, gli dico che non possono farlo e non lo fanno. Sono due categorie di persone completamente diverse, cioè chi scommette sulle proprie partite è un disonesto che si vende le partite. Perfetto. Chi scommette sul resto è una persona che si diverte a quel modo. Dopodiché, secondo me, se sei in quel mondo, se sei un giocatore che gioca in Serie A e che ha tutto quello che vuole, andarti a cercare la soddisfazione nel gioco è una cosa scema. Ma non è che l'ingresso di quello che si vende delle partite sia scommetto su partite dove non c'entra niente. Cioè lì a un certo punto subentra una roba diversa, ovvero sia, sì, guadagno tanto, ma poi la fame di soldi è enorme, quindi a questo punto che cosa me ne frega a me? È successo negli anni 70, è successo nell'80, cioè, ma quelli erano giocatori che si vendevano le loro partite, un fenomeno completamente che non, diverso. Che non c'entra niente con la tematica di questo, di quello che stiamo parlando in questi giorni, sono cose completamente diverse, ragazzi. Cioè il messaggio comunque, pur avendo, se qualcuno veramente ha fatto anche delle scommesse su delle partite di qualsiasi campionato mondiale, che era vietato farlo, ok, uno non lo doveva fare se l'ha fatto, ok, però sono tematiche completamente diverse rispetto alle scommesse di uno che vuol far perdere la, certo, sua squadra. Cioè ragazzi, no, ma poi, è il concetto che deve essere, cioè, chiarito qua. E chiudo perché allora, poi dobbiamo andare in pubblicità, assolutamente. Lo sport professionistico americano questo tema qui l'ha già risolto, certo, e l'ha risolto con regole che sono esattamente come quelle di cui parla Enzo. Allora, due arbitri sono stati beccati che non avevano neanche influito sul lato di una partita, perché nella pallacanestro sapete che si può vincere e perdere, il pareggio non esiste, quindi sono inventati che uno scarto minimo equivale al pareggio. Allora, questi due arbitri avevano influito sul lato di una partita non facendo perdere invece che vincere, ma facendo pareggiare ai fini delle scommesse una squadra che comunque aveva vinto. Hanno preso 25 anni di carcere, ma se scommettono su una partita di cui non sono gli arbitri, possono fare tutto quello che vogliono. Perché se rubi, allora ti becchi una sanzione mai vista. E questi qua in galera, ci sono finiti davvero in galera, ok? Non sono diventati presidenti di una squadra di Serie A due anni dopo. Ma se non fai male a nessuno, se non incidi sul risultato, scommetti, fai quello che ti pare. Andato via, essere tornato, ha combinato quello che ha combinato. Dante De Benedetti. Ma non ha combinato niente, voglio dire, sono professionisti. Cioè mi meraviglia Marotta che si parla di fiducia. Ma cosa c'entra la fiducia? Firmi dei contratti. Da quando la fiducia? Hai firmato un contratto, ho finito il contratto, ciao. Vengo, non vengo, vado da un'altra parte, chi se ne frega. Cioè, premesso che sono contentissimo che Lukaku non sia più all'Inter, personalmente era tifoso dell'Inter, ma parlare di fiducia è una cosa che è completamente priva di significato. Cioè i contratti si firmano proprio perché non c'è bisogno di fidarsi. Quando sì, firmi però un contratto assumi una cosa che si chiama obbligazione. Fiducia suona diverso. Però prima di firmare un contratto c'è tutto un percorso da fare, no? Che ti porta alla firma. Il percorso da fare prevede che tu abbia fiducia in quella persona e la persona abbia fiducia in te. Prevede perché che tu gli faccia una proposta che l'altro accetta. Esatto. La fiducia non c'entra niente. Deve avere fiducia in tua moglie. Ma tu avevi deve già, avere fiducia ma nei tu tuoi avevi figli, già, non in Lukaku. Se sei ridotto ad avere bisogno di avere fiducia in Lukaku, hai sbagliato la tua vita. Ma scusa, arrivi a 60 anni e il problema è fidarsi di Lukaku? Ma dai, ma che vita hai? Cioè non ha una famiglia, va a casa, anche si guarda in giro, lì c'è la gente di cui ti devi fidare. Lukaku, ti devi fidare di Lukaku, è un giocatore, parli, è un giocatore come gli altri 30 che c'hai in rosa, parli con lui, parli con il suo procuratore, gli fai una proposta, l'accetta, mette la firma. Finché non ha messo la firma non lo sa Marotta che nessuno è vincolato, lo sa perché si mette la firma sui contratti, immagino di sì, se ha quel ruolo. E allora di che cosa c'entra la fiducia?
Cosa ha a che vedere la fiducia con Lukaku? Come quando si dice, praticamente è tutto chiuso, manca la firma. Se manca la firma, manca tutto, ragazzi. Non hai detto niente. Manca qualche dettaglio tra cui la firma. Vabbè, allora io sono proprietario di 200 palazzi a Milano. Manca solo la firma, non è che manchi pochissimo. Però sono facciamo che tutto questo che state dicendo è vero. È vero. A me sembra. Ma chi ha detto a Lukaku, ve lo chiedo visto che sapete tutto, chi ha detto a Lukaku di giurare amore eterno all'Inter dicendo 6 volte no alla Juve, no al Milan, no io sto qua, no io perché? Ma voglio dire, tutti. Nessuno gliel'aveva chiesto, lì c'è Ivano. Ma Ivano fa parte delle persone serie. Allora, Ivano è stato una bandiera dell'Inter, un bandierone dell'Inter. Certo. Ok? Quando è andato via, io ero al mare, ero scioccato, mi sono messo a telefonare alla serie dell'Inter a chiedere se era vero. Ok? Non gli ho mai visto baciare la maglia, ma bacerà sua moglie. Ma bacerai i suoi figli, ma baci la maglia. Ma cos'è sta cosa di baciare la maglia e di giurare amore eterno? Amore eterno, giuralo quando ti sposi. Lo giuri davanti a un prete, c'è lo scambio delle fedi e giuri amore eterno. Ok? Non Lukaku che non va alla Juve. Chi se ne frega di dove va? Basta che quando è all'Inter giochi bene, poi vada dove cavolo vuole. Ivano e Coppola. Ma io penso che questo sia un discorso che chiama, vabbè, Lukaku, ma io penso anche le società. Società tante volte dicono che hanno fatto questo, fatto quest'altro, Lukaku invece che doveva essere, diciamo, c'era la riconoscenza dell'Inter che l'aveva fatto tornare, era infortunato, si è ripreso, poi ha giocato, poi alla fine sembra che gli sia girate perché non ha giocato la finale e dopo si è letto che si era offerto al Milan. Alla Juve, al Milan. Questo l'ha detto lui? Sì. No, l'ha detto. Sono uscite situazioni che per dare un giudizio mi piacerebbe poi sentire proprio Lukaku che lo dice. Ma quello che vedi, Lukaku che dice, Lukaku è. Se tu sei dalla parte della ragione, non continui a dire se parlassi io, se dicessi questo. Vorrei dire la verità e dilla. Allora e perché non la dici? Ma perché la deve dire oramai? E allora stia zitto. Oramai, scusa. E allora stia zitto. Allora, sì, va bene. Perché le cose o le dici o stai zitto. Ma quando però la società sprogetta i giocatori, a un certo punto non rientra più nel progetto. Ecco. Quello invece va bene. Il problema sai qual è, Dante? A un certo punto aveva 7-8 sprogettati. Ok, ne abbiamo parlato. Sai qual è il problema? Che se tu decidi di sprogettare un giocatore e ha un contratto di altri 2 anni a 8 milioni di euro all'anno, tu quegli 8 milioni di euro non è che glieli fai vedere sotto il naso. È un problema tuo, È un problema tuo. Continui a pagarli. Ma è un problema tuo. E lui è tutelato. Ma Lukaku non ha onorato il contratto. Lukaku fino all'ultimo giorno di contratto è stato un giocatore dell'Inter. Poi ma questo non si dice che Lukaku non ha onorato. Si dice che Lukaku si è comportato male, è un'altra cosa. Ma chi lo dice? Ma cosa vuol dire male? Vedrai il 20, quando arriva qua a Milano, vedrai chi lo dice. Ma no, sì, va bene, ma noi abbiamo fischiato anche Ronaldo. Abbiamo messo 50.000 fischietti sugli spalti per fischiare Carlo Ronaldo. Coppola. Che c'entra? Tutto parte, secondo me, dal fatto che si era in un momento in cui l'Inter era in trattativa con il Chelsea per il rinnovo del prestito, giusto? No? Certo. Dopo su tutti i giornali esce questa fantomatica, non si sa se è vera, telefonata del direttore sportivo Ausilio che chiama Lukaku, gliene dice di ogni, giusto? È uscito così sui giornali, ho letto. No, ti spiego, allora facciamo una calendarizzazione diversa. Succede questo, che Lukaku giura amore eterno, manda ai compagni, perché poi c'è anche questo, certo. Manda ai compagni filmati di lui che si allena, siamo pronti per la prossima stagione, tutti uniti, sì, forza Inter, dai, ce la facciamo, dai, e tutto. Da un certo momento in poi i compagni di squadra gli scrivono, lo chiamano, lui non risponde alle telefonate e non risponde ai messaggi. Certo. Padronissimo di farlo. Padronissimo, ci mancherebbe. Certo. Ma perché? Cioè, tu hai degli amici e li tratti come dei deficienti. Va bene così. Okay. Sì, però ragazzi, scusate, nel calcio. Allora, e poi c'è la telefonata. Poi si arriva ad una telefonata, fantomatica, che il direttore sportivo si arrabbia con Lukaku, perché Lukaku sembra tornare sui suoi passi per offrirsi all'Inter dopo che era sparito. Dopo che non lo vedrà nessuno. Ok.
dal punto di vista di Lukaku, da quello che lui parla, sembra dire: attenzione, il cattivo della situazione non ero io, sono i compagni di squadra che non l'hanno voluto. No, come mai io finisco ad offrirmi alla Juve? È lì la motivazione. Perché poverino, dopo averlo sopportato non è una questione economica, perché tanto paga il Chelsea. Non l'hanno fatto giocare nella finale di Champions League, è quello il problema. E poi, guarda caso, se lo può andare a prendere la Roma. Perché non lo voleva più nessuno. Non lo voleva più nessuno. Ma che cosa accade perché Lukaku, dall'amore eterno, da quello che tutto quello che volete, da una promessa, prende e con tutte le squadre che ci sono al mondo, e poi questa è la seconda cosa che dà fastidio all'interista e penso alla società Inter, lui va proprio ad offrirsi alla Juve. Però siamo in... Volevo dire, cioè, dovrebbe Lukaku dire la verità. E qual è? Se ne frega. Me la chiedi a me la verità, io non la so la verità, però da come gli attori in gioco parlano, perché secondo me... Marotta sembra voler dribblare proprio il discorso, non vuole proprio affrontarlo. Ma lui dice: è passato, non voglio neanche, non cado nel tranello. Okay. Però c'è una trama di mercato a questo punto. Okay. Perché? A questo punto bisognerebbe capire se davvero Lukaku, perché la contestazione principale che gli interisti gli faranno quando verrà a Milano è che lui si era offerto alla Juve, cioè i peggiori nemici dal punto di vista del Milan. Sai cosa gli avrei chiesto io? Ma tu, Lukaku, lo sapevi che ti avevano offerto la Juve? Questa è la domanda fondamentale, perché se Lukaku dice io non sapevo nulla e poi l'Inter non mi ha più voluto, e cosa gli diciamo, Lukaku? Poi c'è un altro giocatore che vorrebbe tornare a Milano e non l'ha mai nascosto, ha chiamato, che si chiama Icardi. Casoni, cos'è successo oggi al Festival dello Sport? In pratica, una dei giochini che hanno fatto fare a Marotta è stato mettergli in mano due palette, una rossa e una verde, e lui doveva alzare la paletta della risposta giusta sua, diciamo così. E una delle domande che gli hanno posto è stata: ma meglio Icardi o Lukaku? E lui ha risposto alzando la padella verde, diciamo così, la paletta verde, che era quella legata ai Icardi, per come sono andate le cose, meglio Icardi. Che è un modo per tirare una randellata ulteriore a Lukaku, diciamo così, oltre quelle che abbiamo sentito nell'estratto che abbiamo presentato prima, ma anche probabilmente per dire, insomma, Icardi perdonato da un certo punto di vista, anche perché lui nel parlare ha detto anche: uno dei miei migliori colpi è stato vendere Icardi a 50 milioni, vista la situazione che si era creata. Essere riuscito a venderlo a quella cifra è stato un grandissimo colpo per la società Inter. Certo. Ma anche come calciatore. Grazie. Cioè, Icardi, secondo me, come calciatore è molto nettamente più forte di Lukaku. Cioè, Icardi in Italia oggi, in qualsiasi squadra italiana, segnerebbe minimo 30. Se Lautaro ne fa 20, Icardi ne segna 35. Esagerato, sì. Sì, Icardi in una squadra organizzata che crea occasioni da gol, minimo 30 gol te li fa in Italia Icardi, non c'è confronto. Certo. Però sulla diatriba Lukaku-Inter, secondo me, la verità la sanno solo loro. Chiaramente, quando la racconteranno, giustamente cercheranno di raccontarla come fa comodo sicuramente a chi è interessato. Io però a Marotta gli avrei chiesto: come mai che ha preso Arnautovic, con tutto rispetto, e non c'entra l'infortunio, come mai è stato preso Arnautovic per andare a completare un reparto di una squadra che in teoria deve vincere lo scudetto e deve arrivare almeno in semifinale di Champions, un giocatore di medio-basso livello in confronto a quelli che c'erano? Questo avrei chiesto io. Purtroppo non eravamo lì e quindi non gliel'abbiamo potuto chiedere. Sentiamo allora che cosa ha detto anche Marotta su, facciamo prima su Scamacca, perché c'era stato un interessamento dell'Inter per il centravanti ex Sassuolo. Sentiamo cosa è successo, poi è andato all'Atalanta. A un certo punto abbiamo così iniziato una negoziazione sia col club che con lui. C'è stata una iniziale disponibilità da parte del giocatore. Poi a un certo punto ha preferito scegliere una strada diversa, che magari può anche nascere dal fatto che nell'Atalanta ritiene
ci siano aspetti più congeniali al suo momento storico, no? La crescita, il fatto che abbia più disponibilità a giocare rispetto all'Inter, è una scelta che lui ha fatto, che va rispettata, e noi ci siamo messi da parte. In questo caso non c'è stata una competitività, una competizione tra noi e l'Atalanta per offrire di più, ci siamo proprio ritirati. Quindi non è che voleva voleva Scamacca e poi Arnautovic. Se ho capito bene, l'Inter è stata la prima a contattarlo, se ho capito bene, magari mi sbaglio. Dopodiché, quando è entrata in campo l'Atalanta, loro si sono tolti perché hanno capito che non potevano essere competitivi, nel senso che al giocatore, essendo ancora giovane, ancora dovendo dimostrare, avrebbe avuto più possibilità di giocare con i bergamaschi. Però loro, secondo me, vista la situazione, uno come Scamacca in condizione avrebbe giocato tanto, anche perché sarebbe stato l'unica vera prima punta dell'Inter. Caratteristiche. Ha scelto Scamacca, mica ha scelto Marotta. Ha scelto lui, mi sa. Ha scelto Scamacca di andare all'Atalanta. Perché Marotta non gli ha prospettato di giocare. E Marotta non può dirgli giochi tutte le partite. No, perdonate, però scusami, Scamacca sarebbe stata l'unica vera punta. Neanche Gasperini glielo può dire. Neanche Gasperini glielo può dire. Cioè, però un conto probabilmente via Højlund, via Zapata gli avranno detto: guarda che noi vendiamo Zapata, Højlund dobbiamo vendere di non gioca come prima, quindi aveva più spazio lì. Sì, ma noi mica abbiamo Careca e Giordano, cioè bisogna entrare nella testa. Ma scusa, di abbiamo dirlo a me, scusa, Turam, Lautaro e Scamacca, la prima punta chi è delle tre? L'unica prima punta chi è? Scamacca. Quindi voglio dire, secondo me a livello tattico sarebbe stato in teoria l'unico vero titolare, chiaramente Lautaro è il vero titolare, però avrebbe potuto giocare tranquillamente con Lautaro. E Scamacca ha deciso così? Cosa, no, cosa capito, ma secondo me proprio, cioè, da quando è entrato in campo l'Atalanta si sono ritirati perché hanno capito subito che non ci sarebbe mai andato, appunto. Perché probabilmente forse sarebbe servito anche un intervento anche tecnico dell'allenatore, perché se io ti dico: guarda che tu sei l'unica vera prima punta che abbiamo, attenzione, nell'Inter, con tutto il rispetto dell'Atalanta, giochi la Coppa dei Campioni, cioè Aurora. Se fossi stato Inzaghi avresti detto a Scamacca: guarda, vieni, perché la coppia titolare sarà Lautaro e te, o Scotto terza punta. Dobbiamo giocare 60 partite quest'anno, guarda che giocherai moltissimo, sì. È ad alto livello. All'inizio sono gli altri. Cioè, Arnautovic adesso si è rotto, ma Arnautovic giocava poco. Cioè, tra Arnautovic e Scamacca, veramente, certo, ne stiamo parlando. Però magari Scamacca, l'allenatore non ti può raccontare delle barzellette. Inzaghi non gliel'avrebbe raccontato. Guarda, tu siete in tre, tu sei l'unica vera punta, giochiamo 80 partite, vedi tu. Chiaro che se poi ti faccio giocare cammini per il campo, puoi essere anche Van Basten che non giochi, però se sei in condizioni normali giochi. Io l'ho definito in Asia l'ho definito il colpo del secolo dopo Eto'o Ibrahimovic, chiaramente, perché quello fu il colpo massimo dell'espressione del millennio. Vendi Ibrahimovic, ti danno Eto'o più 50 milioni, quindi prendi un giocatore più forte di quello che dai con 50 milioni. Quello è stato il top. E vinci la Champions. Ma questo è il secondo colpo, perché prendi a zero un portiere che in realtà è un discreto portiere tra i pali, bravissimo coi piedi, ma voglio dire, anche se l'anno scorso non ha demeritato, ma ha giocato 4 mesi, cioè, ragazzi, quei 4 mesi di capito, ma i 4 mesi di bravura e di fortuna, capito, tutto. I portieri li devi valutare su 25 anni di carriera, come Ivano Bordon e come altri quelli forti. Ok, hai fatto il colpo della vita, 50 milioni, ma te lo riprendi quando? Al massimo te lo riprendi quando finisce il contratto a costo zero, mica lo andrei a pagare, Onana, scusa. Dobbiamo parlare di Però Milano. Ci sarebbe anche da valutare una cosa, ma che problemi hanno in Inghilterra? Cioè, nel senso, compra un giocatore con Lukaku 100 milioni l'anno dopo, e poi lo danno. Questo ne compra uno da 50 e l'anno dopo te lo ridà. Nemmeno con Amazon è così. Che li ridà indietro. Cioè, il diritto, una cosa incredibile. Diritto di recesso. Bravissimo, ma l'Inter è fortunatissimo. Cioè, vende dei giocatori delle cifre stratosferiche e poi glieli ridanno gratis. Allora, dirò anche che non è l'unica l'Inter, perché io non me ne ricordo altri in Italia così forti. Dirlo adesso è brutto, ma Tonali, dopo mezz'ora che era là al Newcastle, doveva già tornare indietro. Sì, ok, ma qui parliamo proprio di allora, l'hanno proprio dato. Allora, la debacle dello United United è purtroppo un inglese particolare. Sì, è più gallese. È scaturita con l'arrivo soprattutto di Mourinho sulla panchina. Ha inaugurato lui
diciamo a livello economico in negativo, prendendo Pogba a 140 milioni, poi da lì in poi, anche due o tre anni c'è prima, c'è stata una deriva. Anche un paio d'anni prima della Juve di Mourinho avevano fatto acquisti, proprio buttato via soldi. Ma con Mourinho il primo fu Pogba, dato alla Juve a zero, ripreso a 140. Poi da lì in poi una serie di giocatori pagati circa fra tutto un miliardo, un miliardo e mezzo di euro, uno peggio dell'altro. Uno peggio dell'altro. E purtroppo stanno continuando.